la stessa cosa. Io la prima volta che mi sono alzata dal divano per me è stato l'8 settembre del 2007, in cui sono andata a un banchetto. Io ero già iscritta al Meetup, sono andata a un banchetto, mi sono presentata a Mito, ho detto ciao, sono Maria Eder, ah che bello, ci conosciamo, perché chiaramente nel Meetup spesso ci si conosceva soltanto online. Mi sono seduta a questo banchetto e per 8 ore ho preso le firme per il Parlamento Pulito. Lì è stato il primo atto civico, concreto, che io personalmente come semplice cittadino decido di fare. Sempre con gli smartphone che trova le strade. Michele Dell'Orco, altro deputato, commissione trasporti. Carlo Cotiglia, deputato con nome di segretario della commissione. Anziché qui sono arrivati, non si sa come, la tomba di Nerone. Questo è il popolo del web e degli smartphone. Alla cena. Sto prendendo. Tornata lì, mi sono ritrovata che mi sono alzata dal divano e sono andata al banchetto, e da lì è iniziato un po' il tutto. Dal 2007 io sono di Reggio Emilia, quindi provengo da una terra rossa, da una terra dove una terra in cui se eri a sinistra o comunque se non entravi in un determinato gruppo, partito politico, eri qualcosa di strano, perché comunque quando ci sono certe terre completamente ideologizzate, se non rientri in quel gruppo ti guardano come se fosse una specie di alieno, no? Come a dire, ma perché a Reggio Emilia tutto funziona, tutto va bene, si legge Repubblica, si legge l'Unità, ci abbiamo una delle città più prima ex comunisti e poi appunto più a sinistra, e dove tutto funziona, perché uno deve essere fuori da questo gruppo. Noi siamo stati i primi che nel 2008 abbiamo parlato di infiltrazioni mafiose. Questa cosa a Reggio Emilia non si poteva dire, infiltrazioni mafiose non ci sono, no, sono al sud, ci sono soltanto al sud. Noi però dicevamo attenzione, perché se ci troviamo magari ogni tanto con una macchina incendiata, con una qualche velata minaccia, evidentemente c'è qualcosa che non torna. Poi ci ritroviamo il rapporto della DIA, dove viene detto appunto che nel corso degli anni in Emilia c'è stata un'infiltrazione mafiosa incredibile, e noi ce l'abbiamo. Questa cosa nel 2007 ne parlavamo soltanto noi, proprio perché vedevamo che c'era qualcosa che non andava. E l'importanza della partecipazione politica, senza l'idea di avere una poltrona, è qualcosa che, cioè, un concetto assolutamente fondamentale. In Emilia, se non eri dentro le cooperative, non facevi molta strada, se non eri dentro determinati gruppi, non andavi molto lontano. Però ribadisco un concetto: la partecipazione deve essere assolutamente al primo posto. Cioè, quello che io dico sempre a tutte le agorà è che i cittadini devono controllare tutti, anche noi, perché noi siamo vostri dipendenti. E la delega è finita, anche questo è un concetto proprio molto radical chic, intellettualoide della sinistra, no? Ah no, il parlamentare, cioè, loro sanno fare questo lavoro. Abbiamo visto dove ci ha portato 20 anni di unione PD-PDL o destra-sinistra, in cui che andava bene a tutti, andava bene alla sinistra per dire che c'era il brutto e il cattivo, e andava bene alla destra dire che c'erano i comunisti. Ci hanno preso in giro per 20 anni.
per 20 anni. Io nel 2006 qualcosina nasavo, da un anno a questa parte mi sono proprio resa conto che è effettivamente così. Non ci sono altre alternative. Il cittadino deve ritornare ad essere partecipe, e per essere partecipe vuol dire proprio partire da un meetup, da persone che si incontrano e dicono: nella mia circoscrizione, nel mio municipio, a Reggio Emilia chiaramente avevamo un gruppo e basta, perché Reggio insomma è abbastanza piccolina, però nella mia circoscrizione, nel mio municipio c'è qualcosa che non va e voglio cambiarlo, e voglio proprio far sì che il mio municipio, la mia circoscrizione, il mio territorio riescano in un qualche modo ad essere un posto migliore. Questo è fondamentale. Se chiudiamo gli occhi, se torniamo a accendere la televisione, se continuiamo con questo passo, non andremo molto lontani. Adesso abbiamo una classe politica fondamentalmente corrotta, una classe politica che aspira al poltronificio, si vede dappertutto. Credo che se si vede in Emilia, si veda nel Lazio, si vede in Sicilia, si vede in tutte le regioni. E questa cosa va fermata attraverso i cittadini che entrano nelle istituzioni, ma cittadini liberi, cittadini liberi cosa vuol dire? Liberi da lobby, che se io devo fare una lotta all'evasione, al gioco d'azzardo in Emilia Romagna la posso fare, perché io non ho dietro nessuno mi dice quello che devo fare, non ho dietro banche, non ho dietro un sistema, non ho dietro delle lobby, non ho nessuno, e questa cosa ti dà la libertà di poter pensare semplicemente a voi / noi. E questa è la cosa principale. Grazie. Problemi, tra cui dice Marra. Qualsiasi cosa non diciamo, lui la riposta, cioè, è un fenomeno. E a un certo punto ha pensato: io scrivo l'inno, l'ha mandato in rete, è diventato l'inno ufficiale. Qui proprio è l'esempio dell'assenza di intermediari. Poi volevo dire che siete arrivati tardi, siete persi l'intervento di Emanuele Scagliusi. Diceva che all'inizio questo paesino di 15.000 anime, appunto Polignano a Mare, il paese tra l'altro dato in Italia, Domenico Modugno, erano in due che si sono visti da soli, in due, e prendevano una macchina, ci ha raccontato, con il megafono, ci vediamo a parlare. Questi due sono tutti e due diventati deputati della Repubblica. L'altro suo collega, nostro collega, Giuseppe Labate, tra l'altro è seduto di fianco a un leghista, quindi pugliese, è giù in fondo, sta in Commissione Agricoltura, giù in fondo, parla sempre, e si capisce perfettamente con leghista. Incredibile, leghista parla in tipo di dove? Lui è quello dei lunghi di Valencia. Vernizia, di Varese parla Varesotto stretto, quello il pugliese non si sa perché, però si capiscono perfettamente. E si vogliono anche bene. Polignano è un paese a più alta densità di parlamentari. Esatto. Con 10.000 abitanti abbiamo due su due. Ma conosci il professor di ascolto? Raffaele Cutolo, no, l'autista Raffaele Cutolo, Gigino Polpetta, Luigi Cesaro, potrebbe parlare meglio il campano Sibilia, ex presidente della regione appunto Campania, della provincia di Campania, scusate, c'è pure un video in internet dove i campani gli cantano è curta chi ha il tenne precedente, senza che considerazione di anno, è curta chi ha Gigino Polpetta, sì, è seduto a 12 metri da noi, appunto è l'autista del fondatore delle nuove Camorra organizzate, Raffaele Cutolo. È vicino al fondatore di nuova Camorra disorganizzata, che è NCD. La nuova Camorra. Nuova Camorra disorganizzata. Io l'ho chiamata sempre nuova truppa destra. Michele Dell'Orco, commissario dei trasporti. Però ormai ci siamo abituati, siamo lì da sempre, e anche lì, non so da voi, nella buca delle lettere continuano a riempire di volantini tutti gli anni, in qualsiasi tipo di elezione, ormai sono tutti uguali, cioè nel senso, voi vedete i programmi, ormai sono degli slogan, quasi dei tweet, e tutti parlano di lavoro, di mobilità sostenibile, verde, imprese, esercizi commerciali che hanno bisogno d'aiuto, però sostanzialmente è tutto un copia-incolla spesso anche del Movimento 5 Stelle. Ormai voi dovete valutare i partiti, i movimenti,
da quello che hanno promesso in campagna elettorale e quello che poi hanno fatto. Quindi le varie promesse che erano state fatte, poi una volta eletti, quello che effettivamente hanno fatto. Ad esempio penso al PD, la peste rossa in Emilia, che aveva promesso in campagna elettorale... aveva promesso di eliminare i cacciabombardieri F-35, gli aerei da guerra, inutili. Quanti sono in totale? 45? Perché non fate la proposta di farli usare per i voli di Stato? Scusa, ma oggi l'ambasciatore americano ha dichiarato che il programma degli F-35 va mantenuto. Siamo assaliati e aveva promesso appunto che si sarebbero cancellati, invece è arrivato Renzi, ha ridotto effettivamente i costi dei cacciabombardieri, ha ridotto di ben 150 milioni di euro. E su 45 aerei è il costo di un aereo più qualche bullone. Mentre invece noi ad esempio avevamo promesso che una volta eletti avremmo rinunciato ai rimborsi elettorali a ben 42 milioni di euro, e siamo gli unici che l'hanno fatto. Chi altro l'ha fatto? Oppure c'erano questi pazzi qua che avevano promesso che una volta arrivati a Roma ci sarebbero ridotti lo stipendio, avrebbero dimezzato l'indennità, prendi contatto tutto online, che è una gran rottura di balle, ma lo facciamo perché l'avevamo promesso e lo manteniamo. Fai le pause ogni tanto, così si scappa, eh? E poi qua c'ho una perla che ce l'avevo in valigia, l'ho portata. È uno dei miei scontrini, è una cena lunga, questo. No, appunto parla delle nostre rendicontazioni, redditi eccetera. No. Il titolo è M5S prima del seggio la paghetta dei genitori, ed è un articolo del Messaggero, no? È uscito la scorsa settimana, che anche Carlo gliel'ho fatto leggere. A un certo punto cosa dice? Leggo pure il mio nome, è Michele Dell'Orco, deputato modenese, ferito chimico, che tirava a campare con i lavoretti, ora cogliendo la frutta. Quando torna nella casa dei genitori, ancora ritrova la sua cameretta. Senza il movimento, chissà cosa avrebbe fatto. Io mi chiedo. Guarda che è una giusta considerazione quella, ma senza il movimento che fine aveva fatto? Adesso col senno del poi ce lo possiamo chiedere, ma senza di noi questo paese adesso ad oggi che fine avrebbe fatto? Paolo, ti posso dire una cosa riguardo gli F-35, gli aeroplani, la cosa più tragica è che ci stanno vendendo una tecnologia segreta per cui che non ci potremo mai difendere dall'America. Avranno loro le chiavi d'accesso, quelli saranno aeroplani che non voleranno mai in ogni caso. Quello che dice lui è che praticamente per chi non lo sa, quello che dice lui è che praticamente gli F-35 funzionano solo se il pilota ha il casco adatto all'F-35, perché dentro ha tutto il software che manovra l'F-35. Guarda caso, il software e il casco li producono gli Stati Uniti e il brevetto ce l'hanno loro. Quindi paradossalmente tipo nei film. Tu ti immagini il F-35 che va verso gli Stati Uniti, mentre che facciamo guerra agli Stati Uniti, va verso di lì, a questo punto crolla. Perché qualcuno da lì con un tasto ti butta giù. Stiamo comprando ste robe per intenderci, va. Sistema operativo Windows. Fate finire Michele, non avete interrotto nessuno. Stavi dicendo che ce ne invitano tutti nella cameretta. Cameretta, stasera tutti da me. No, poi penso è arrivato Renzi, per chi faceva i lavoretti come me,
ed ha questi 80 euro. 80 euro a 10 milioni di italiani. Intanto i tecnici del Senato hanno detto l'altro giorno che le coperture finanziarie probabilmente sono sbagliate, quindi da 80 magari diventeranno 70, 60, poi 40, poi vedremo. E in più contemporaneamente cosa ha fatto? Ha dato questi 80 euro, però contemporaneamente ha alzato le tasse. Cos'è che ha sostituito l'IMU? La TASI, la nuova tassa sulla prima casa. Da una parte ti do 80 euro, forse 40, forse 30, forse 20, ma intanto vi alzo già la TASI. È arrivato Renzi, tra l'altro, alzato rispetto a Letta l'aliquota dello 0,8 per 1000. Oppure adesso è arrivato anche il Job Act, il famoso decreto sul lavoro. Cioè, con due parole in inglese si dà più splendore al nulla. In realtà è un semplice decreto sul lavoro che precarizza ancora i contratti. Quindi liberalizza i contratti a termine, dà una proroga illimitata ai contratti. La sintesi del decreto lavoro di Renzi è precaria vita. Giusto per mettere un po' l'allegria. Questa cosa qua, bisogna sapere, i sindacati adesso sembra che siano tutti d'accordo, ma sono contrari. Quanto lo sono? Lo sa, sono acerrimi nemici del governo. Ho sentito la Caruso dopo altre dichiarazioni del passato, oggi era veramente addirittura l'UGL, cioè tutti uniti, tranne quelli di base ovviamente, tranne quelli di non gioco di base, oppure pensate quello che non fa la politica lo fa il sindacato, perché se tu segui una sigla sindacale matematicamente sposti dei voti è così. Allora io voglio sapere quanto determinano i sindacati all'elezione, cioè io gli unici che ho visto veramente attivi è stato l'USB, anche per certe cose. Devo di darmi non pervenuti per adesso. E vabbè. E pensate ad esempio, viene in mente anche la decadenza di Silvio Berlusconi, la famosa decadenza, condannato in terzo grado per evasione fiscale, lo sapete benissimo. Noi cosa volevamo? Il voto palese, perché il voto doveva essere segreto, a scrutinio segreto. Noi invece volevamo vedere chi votava verde e chi votava rosso, per evitare che ci fossero accordi tra i partiti, che magari alcuni senatori fossero convinti della serie non votate la decadenza, ma in compenso vi piazzo due persone al ministero, e volevamo il voto palese. Però subito muro del PD, no, è impossibile, non ci sono i tempi tecnici, bisogna cambiare il regolamento del Senato, ci vuole troppo tempo, siete populisti, soprattutto l'Eder. Tra l'altro erano così convinti che ho detto sono fuori di testa oppure hanno ragione. Allora sono andato ai miei senatori e ho detto ma siete sicuri o avete bevuto un po' di grappa? E invece alla fine abbiamo insistito, abbiamo fatto pressioni e naturalmente abbiamo ottenuto il voto palese. E dopo 20 anni siamo riusciti a mandare a casa Silvio Berlusconi. Smascherato. Vabbè, a proposito di peste rossa, penso a Del Rio, a Reggio Emilia. Del Rio cosa ha promesso? Una delle tante sparate, perché fino adesso Renzi ne ha dette tante, ma nella pratica cosa ha fatto? Voi dovete andare a quelli del PD e chiedergli cosa ha fatto il vostro partito tra Letta e Renzi. Cosa ha fatto il PD, che è il principale partito di governo? Tutto dopo il 25. Ad esempio, cosa ha detto? Ha detto ho pulito le province, voi sentite ovunque, grazie al decreto Del Rio. Però le province non sono abolite, semplicemente sono state trasformate da province, hanno cambiato nome, città metropolitane. In più, in quei comuni, quelle aree, dove dei comuni non aderiscono alle città metropolitane, rimarranno in piedi sia le province che le città metropolitane. Quindi addirittura aumentano gli enti. E in più lo scopo principale della riforma della peste rossa cos'era? Era ridurre i costi, riduciamo i costi della politica. Però alla fine la Corte dei Conti, quindi non i grillini cattivi,
ha detto che i costi non solo non diminuiranno, ma potrebbero anche aumentare. E quindi, che dire, noi siamo qua, cerchiamo continuamente di fare qualcosa, abbiamo già depositato oltre 200 proposte di legge, però continuano ad essere ignorate. Pensate, l'altro giorno abbiamo fatto una proposta in aula, adesso concludo, per dare più indennità a chi ha un lavoro a tempo determinato. 30%. E l'abbiamo proposto in aula, in più abbiamo proposto anche l'aumento dell'indennità per chi lavora nei festivi, durante la domenica, chi lavora addirittura il 1° maggio, festa dei lavoratori, dove la passi a lavorare, grandissimo. E noi cosa abbiamo proposto? L'abbiamo proposto, salta su in aula uno di Scelta Civica e dice: ma la proposta è nostra. Paolo Romano. Paolo Romano. Trovate anche il video su YouTube. Allora io ho detto: ma chi se ne frega che sia una proposta del Movimento 5 Stelle, sia di Paolo Romano, sia di qualcun altro, l'importante è che venga votata. E cosa succede? Il governo dà parere contrario, il PD vota contro, Forza Italia vota contro, e cosa fa Scelta Civica? Votano contro anche loro, siete dei dissociati. Vabbè ragazzi, vi saluto, passo la parola.